In senso cristiano, un artista che sia termostato nella società lo si potrebbe definire un profeta, una voce profetica nella nazione, nella città, nel suo ambiente. In tal senso tutti i profeti, prendiamo i profeti del Vecchio Testamento e Giovanni Battista, per ultimo, sono dei veri termostati, cioè sono dei catalizzatori di cambiamento. Vedete, il termometro prende nota della temperatura, il termostato fa qualcosa per cambiarla. E in questo senso l'artista cristiano è chiamato ad essere un termostato, parlando per parabole. Allora, è piacere e privilegio poter parlare a un congresso di artisti. Io ho sempre bazzicato l'arte. Non l'ho fatta come mestiere, però diciamo l'ho bazzicata da esterno vivendo con un artista di professione. Io ho fatto tanti anni fa con formazione scolastica il grafico pubblicitario, poi ho studiato calligrafia, poi ho fatto traduttore e l'imbianchino di casa. Questo tipo di cose, musicista non professionale, non professionista in chiesa. Più che altro il mio contatto con l'arte, si potrebbe parlare solo del lavoro di aiutare Fiorella ad allestire il laboratorio o cose del genere. Però ho avuto tantissimi contatti con artisti di tutti i generi. Allora, facciamo una piccola premessa. Il tema che mi è stato dato è come resistere e non conformarsi al sistema di questo mondo. Mi è piaciuta molto la relazione di ieri, mi è piaciuto il discorso, la semplicità con cui è stato fatto, praticità anche della cena del Signore. Credo che prima di andare avanti nella relazione dovremmo fare una piccola premessa necessaria per me. Forse voi avete già sviscerato in testa il tema. L'artista cristiano, termometro o termostato della società? La premessa è necessaria per me. La mia premessa è questa. Il titolo si presta a una interpretazione immediata. Il termometro cosa fa? Indica la temperatura di un luogo. Voi avete sicuramente un termometro da qualche parte a casa, molti di voi ce l'avranno anche in macchina. Il termometro vi dice qual è la temperatura esterna, vi indica quando fa caldo, quando fa freddo, vi mette in guardia, se vogliamo, su quelle che sono le condizioni nelle quali viaggiamo con la macchina, se dobbiamo uscire di casa, ci dobbiamo vestire, ci dobbiamo in qualche modo abbigliare, preparare per. Lo spengo? Quindi un termometro è uno strumento utilissimo, scusate se mi leggo qua. Secondo paragrafo, in questa estate calda siamo abituati a sentirne parlare anche più del solito. Temperature in aumento, riscaldamento del pianeta e così via. In inverno ci indica il grado di freddo nel quale dobbiamo uscire o guidare l'auto, quindi quanto vestirci per proteggerci e sopravvivere. Quindi l'artista come termometro, in un contesto sociale attuale, un artista che sia un termometro della situazione indicherà la temperatura, le tendenze del suo ambiente. Quindi l'artista diventerà in un certo senso giornalista, reporter della condizione sociale nella quale si muove e vive. Vivrà il suo medium, la sua voce in quella società. Anzi, diventerà egli stesso voce di quella società in senso positivo, cioè in appoggio a quella società, oppure in senso negativo, quindi sarà critico di quella società dove vive, ma della quale non condivide i valori. E vediamo molti esempi di questo genere di artisti nella storia dell'arte,
e della letteratura. Basti pensare, partiamo con qualche cosa, io non ho portato diapositive perché credo che le immagini che ho usato sono familiari a tutti voi. Pensate agli scultori del periodo fascista. Lo Stadio dei Marmi a Roma ha intorno tutta una serie di sculture che rappresentano i vari mestieri e tutte le città d'Italia hanno o qualche obelisco ai caduti della Prima o della Seconda Guerra Mondiale o qualche edificio pubblico dove sono rappresentate delle sculture del periodo tra le due guerre, periodo fascista. Ora, queste sculture rappresentano principalmente due cose: una virilità eccellente o una femminilità asservita al potere. La virilità eccellente sono questi corpi belli, muscolosi, tutti lisci, non il muscolo di Michelangelo, ma quella muscolosità della politica che voleva mostrare l'uomo macio italiano forte che bonificava le paludi, che andava in Africa per costruire strade e far del bene, e la donna come madre, perché allo Stato servivano figli. Quindi c'erano delle sculture fondamentalmente che rappresentavano il dialogo storico di quel momento. Oppure citiamo Verga, passiamo alla scrittura. Verga l'avrete letto tutti a scuola, I Malavoglia, Rosso Malpelo. Verga, il movimento verista, fotografa una situazione, una condizione sociale, ne critica i frutti. Rosso Malpelo critica l'impiego infantile, la miseria, conoscete tutti il discorso. Quindi Verga è un fotografo del suo momento storico siciliano. Parliamo della pittura. Pablo Picasso, avrete presente Guernica? Guernica di Pablo Picasso è un'opera sì astratta, cubista, eccetera eccetera, ma fotografa il disagio di una persona che ha vissuto la guerra civile, che ha visto le bombe, che ha visto lo strazio delle persone e degli animali. Nel quadro è chiarissimo. Altri tipi di arte visiva: lo spirito intristito e deluso del dopoguerra nelle acque forti di Guttuso. Non so se avete presente, sto cercando di pensare a un po' di artisti che potrebbero essere conosciuti in Italia. Guttuso è abbastanza famoso per queste fotografie, ritratti, acque forti dello strato sociale del dopoguerra italiano, abbastanza piene di tristezza, di dolori, di ferite di chi esce dalla guerra. Pensiamo al cinema, gli odierni registi o fumettisti che ci rappresentano fantastici anti-eroi, Batman, Spider-Man, eccetera, impiegati a combattere il crimine. E in realtà il fumetto è carino, si legge, piace anche a me, se ne trovo uno lo leggo, ma è una volontà di mostrare la faccia attuale della società, cioè il problema che c'è, il crimine che dilaga, le città che comunque sono insicure. Il fumettista cosa fa? Mostra quel contesto sociale nel cui lui vive e si muove e mostra il suo disagio interiore. È un termometro che quella società non è un Eden, ma è piuttosto qualche cosa più simile all'inferno. Fotografi di guerra. Cosa fanno i fotografi di guerra? Possono fare due cose: o sono fotografi usati per la propaganda, o sono fotografi che mostrano il momento antipatico che vivono. Una delle fotografie più conosciute, penso, vi faccio due esempi conosciutissimi. Una è quella dei Marines che alzano la bandiera americana su Iwo Jima. Tre Marines, c'è stato anche un film fatto su quella foto, che poi il film rivela che la foto era una manovra propagandistica. Un'altra foto è la bambina che fugge nuda da un villaggio in Vietnam colpita dalle bombe al napalm, ustionata. Poi forse saprete che quella bambina è diventata in seguito un'ambasciatrice dell'UNICEF, è lei stessa simbolo del male che ha fatto la guerra e fa la guerra, e lei gira il mondo, è evangelica tra l'altro, è credente, la sua fede l'ha aiutata a superare il dolore delle ferite, che è permanente, perché le ferite si sono cicatrizzate, ma quel tipo di ferite rimane in qualche modo nel corpo, ha il dolore delle ustioni permanente. E tantissime cose che in qualche modo rappresentano l'artista come fotografo o termometro
del suo momento sociale. Quindi voci nel coro della società si appoggiano alla società, al regime o al pensiero, oppure anche voci fuori del coro, ma ritrattisti del vero che li circonda. Questo è il termometro. Il termostato, invece, che differenza c'è tra un termometro e un termostato? Un termometro ti dice la temperatura di un ambiente. Il termostato, quelli di voi che ne avete uno a casa, avete un impianto di riscaldamento autonomo, avete il termostato e mettete, settate una certa temperatura. Quindi il termostato non è uno strumento che dichiara una situazione in corso, ma è uno strumento abbinato ad altri congegni che è utile per regolare la temperatura di un ambiente. In senso cristiano, un artista che sia termostato nella società lo si potrebbe definire un profeta, una voce profetica nella nazione, nella città, nel suo ambiente. In tal senso tutti i profeti, prendiamo i profeti del Vecchio Testamento e Giovanni Battista per ultimo, sono dei veri termostati, cioè sono dei catalizzatori di cambiamento. Vedete, il termometro prende nota della temperatura, il termostato fa qualcosa per cambiarla, e in questo senso l'artista cristiano è chiamato ad essere un termostato, parlando per parabole, piuttosto che un termometro. Ora, tutti questi profeti del Vecchio Testamento e Giovanni Battista per ultimo hanno una caratteristica comune sulla quale vorrei che ci soffermiamo un secondo. Sono tutti una voce che grida nel deserto, proprio perché sono termostato e segnale di volontà di cambiamento. Vivono una situazione di deserto. Il concetto di deserto, credo, può ben rappresentare la società dove viviamo, il sistema che ci circonda, quello che ci è stato descritto molto bene ieri, il cosiddetto mondo della terminologia biblica ed evangelica. Noi molto spesso diciamo: il Signore mi ha salvato dal mondo, e tanta gente che ci ascolta dice: ma che vuol dire? Il Signore ci ha salvato dal mondo, cioè ci ha portati su un eremo, su un alto monte, ci ha chiusi a chiave lì per il resto della vita? No. Voi siete nel mondo, non del mondo, dice Gesù, ma il mondo che cos'è? Il mondo, il cosmos, il chakra, eccetera, eccetera, era tutto il concetto della società dove l'uomo è inserito. E noi siamo in qualche modo stati, diciamo, non tolti dal mondo, ma cambiati dal Signore e lasciati nel mondo o contesto sociale dove viviamo, perché il regno di Dio non è di questo mondo, di questa mentalità, di questo ambiente. Ma spesso usiamo il termine mondo pensando a qualcosa di immondo. Il mondo è immondo, fa schifo il mondo, ma ci viviamo tutti i giorni, mangiamo, andiamo al ristorante, al bar, prendiamo il caffè, viviamo un tipo di vita, andiamo dal giornalaio, c'è di tutto. Tutto il mondo è in edicola, tutto il mondo è nel cinema, tutto il mondo è sicuramente nella televisione, come ci è stato detto, ci viviamo dentro. Che possibilità abbiamo noi di resistere a questo mondo, di non conformarci al sistema di questo mondo? Ora io vorrei qui leggervi qualche cosa dalla scrittura. Sicuramente, in quanto artisti cristiani, avrete familiarità con il brano della lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, e vi leggo questo nella versione Nuova Diodati, per citarne una. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Questo è un bellissimo testo. Ora ve lo propongo in una parafrasi, una traduzione in lingua contemporanea, che si chiama The Message. Purtroppo è in inglese, non c'è ancora in italiano. È una ottima parafrasi,
sulla stessa mentalità della Tilk. Avrete presente la Tilk, che è un testo parafrasato della scrittura, però meno buono di questo, perché, come è stato detto ieri, la Tilk è stata scritta con un contesto sociale cattolico e risente di alcune pressioni dei traduttori. Questa è stata scritta in un contesto sociale, diciamo, protestante, però è stata scritta da un grecista, biblista, bla bla. E quindi è un ottimo libro per chi di voi avesse la possibilità di leggere in inglese, se riuscite a metterci le mani sopra, è veramente simpatica. Vi propongo lo stesso passo nella traduzione in lingua moderna, The Message. Ecco allora cosa vi chiedo di fare con l'aiuto di Dio. Prendete la vostra vita normale, di tutti i giorni, il vostro dormire, mangiare, essere al lavoro e andare in giro, e mettetela davanti a Dio come un'offerta. Abbracciare ciò che Dio fa per voi è la cosa migliore che potete fare per Lui. Non diventate così assuefatti alla vostra cultura che vi ci immedesimate senza nemmeno pensare. Fissate invece la vostra attenzione su Dio. Sarete trasformati da dentro. Riconoscete prontamente ciò che Lui richiede da voi e rispondetegli velocemente. Diversamente dalla cultura che vi circonda e che sempre vi trascina in basso verso il proprio livello di immaturità, Dio tirerà fuori il meglio di voi, svilupperà in voi una maturità ben formata. Mi è piaciuta questa traduzione perché credo scava un po' di più nel testo "non vi conformate a questo mondo". Un'altra traduzione carina di quella frase, di un certo Moffat, contiene questo concetto: e non vi conformate a questo mondo, tradotta così, non permettete che il mondo vi prema nel suo stampo. E credo che nel nostro contesto artistico questa sia un'immagine chiarissima. Il mondo, la società che ci circonda, che non può in alcun modo essere definita cristiana secondo un metro biblico, è una sorta di pressa che riproduce fotocopie. Forse quelli giovani non l'hanno visto, però quelli un pochettino più dell'età mia avrete visto The Wall dei Pink Floyd. E questo concetto è chiarissimo nel film. Il mondo è una pressa che riproduce fotocopie, persone tutte uguali. E se tu sei fuori dall'uguaglianza, fuori dalla similitudine, sei fuori, non fai parte del mattone, another brick in the wall, del mattone che va inserito nel suo posticino, nel muro, così tutta la società è uguale e tranquilla. Ora, noi dobbiamo mantenerci in qualche modo alla larga dal mondo e dalle sue morse, se non vogliamo finire massificati, allineati al sistema, quindi voce praticamente messa a tacere. Quali sono i sistemi per mantenerci fuori dal mondo? Uno, purtroppo abbastanza abituale nel contesto evangelico, è quello dell'eremitaggio. Noi siamo santi, anzi siamo santissimi. Sono più santo di te perché tu ti sporchi. Tu vai nel mondo schifoso, io no. Io sto con i miei fratelli. In chiesa da noi stiamo bene, protetti dal mondo. Però questo concetto di vivere il cristianesimo tende a mettere la chiesa dietro a porte chiuse e il mondo sta fuori lì che ti vuole mangiare. Ma il contesto di Gesù, le porte dell'inferno non prevarranno contro la chiesa, è il contrario. La chiesa sta fuori e cerca di intaccare le porte dell'inferno. Noi spesso lo viviamo, noi abbiamo barricato le porte, qui dentro siamo santi e nessuno lo sa, nessuno lo deve sapere, perché poi se entra qualcuno è diverso da me e se non si adatta a lui non diventa santo. Quindi a volte i poveracci che entrano in certe chiese tipo santista, se non cambiano se ne vanno, vengono cacciati perché non si sono adattati alla mia immagine di santità, che non è spesso un'immagine biblica, ma è un'immagine distorta da tradizioni o da vani pensieri di uomini. Questo per inciso. Ora,
Non suggerirei di vivere il nostro cristianesimo come eremiti. Meglio vivere, purtroppo, nel deserto. Noi siamo nel mondo ma non del mondo, però viviamo in questo contesto. Il mondo è rappresentato come un deserto e noi siamo una voce che grida nel deserto. Ora, la voce che grida deve uscire dal deserto per essere udita. Ma è importante che il deserto ci sia. Vi vorrei suggerire una cosa che sicuramente avrete già sentito molte volte. Meglio vivere nel deserto per uscirne poi nel tempo che Dio ha premesso come voce diversa, ma anche ascoltata. Se pensiamo all'esempio tipico di Giovanni Battista, quando Giovanni Battista esce dal deserto, lui è una voce atipica, ma viene seguito. È una voce scomoda, che viene anche perseguitata, ma è una voce che si propone a gente che era scontenta di quel tipo di vita e che quindi sente nella voce che grida, che esce dal deserto, che parla di un Signore che viene, di un regno di Dio vicino, sente qualche cosa che gli si fa click dentro. E dice sì, c'è qualche cosa in questa voce scomoda, antipatica, grezza, gretta, ma mi tocca dentro. Se paragoniamo l'artista al profeta, vediamo che nella Bibbia le figure profetiche imparano l'arte nel deserto. Cominciando, io ho preso qualcuno, cominciate da Giuseppe. Giuseppe era un sognatore, ma impara a interpretare i sogni quando è in carcere, quando è in prigione. In deserto la prigione, perché c'era stato messo ingiustamente, ci rimane anche diversi anni, quando sembrava che attraverso questo dono di Dio lui si fosse trovato la chiave per uscire, si dimenticano di lui, ci rimane altri 2 anni e si sarà chiesto 1000 volte, ma Signore, ma perché sto qua? Perché mi sta succedendo questo deserto? Mosè impara a fare il pastore, dopo che aveva imparato a fare il principe, impara a fare il pastore per 40 anni a badare le pecore di suo suocero nel deserto. Bezzalil e Oholiab, 2 nomi comunissimi, riempiti dallo Spirito di Dio per eseguire ogni sorta di lavori artistici nel tabernacolo, nel deserto. Artisti, sì, ma devono lavorare in un contesto desertico dove non vengono i turisti a vedere le opere d'arte che loro hanno fatto. Le fanno là. Davide aveva imparato a suonare, a cantare alle pecore nel deserto. Giovanni il Battista esce dal deserto quando si sente pronto a dichiarare verità politicamente scomode. Gesù stesso, che esce dal deserto ripieno dallo Spirito per fare la sua opera sulla terra. Il non conformarsi a questo mondo implica, direi io, l'opzione di un tempo di deserto. Se tu non ti vuoi conformare a questo mondo, devi sapere che dovrai passare un tempo di deserto, cioè la scelta cosciente di non adattarsi per guadagnare a qualsiasi costo, ma piuttosto essere disposti a vivere normalmente. Mi è piaciuto il contesto di normalità di ieri. Vivere normalmente pur di non compromettersi. Facciamo qualche esempio. Pensiamo a un fotografo o un montatore cinematografico a cui venga offerto di lavorare nel mondo della pornografia. Pensiamo a una scultrice alla quale venga commissionata una statua della Madonna per qualche bella chiesa. Uno scrittore al quale venga chiesto di abbozzare un romanzo o un copione che ritragga Gesù come figura omosessuale. O un matrimonio libertino in un reality come normale etica cristiana. Questi sono tutti esempi successi. Conosco le persone che hanno avuto queste proposte. Quindi io conosco 4 persone. Questo è un esempio universale che succede dappertutto, succederà a voi. Se voi siete fotografi, vi chiederanno prima o poi di usare la fotografia in modi un po' che fruttano economicamente, ma che forse sono meno eticamente buoni. Idem per la pittura, per la scultura, idem per la scrivere, lo scrivere per fare qualche cosa che produca soldi piuttosto che produca insegnamento etico.
D'altro canto, come dice Linda Rivière nel libro Royal Creativity, quello là, se andiamo all'estremo opposto, ci può essere anche questo rischio, e qui rientriamo un pochino nel santismo. Non ha senso, dice Linda Rivière, apporre un testo biblico su una tela, su un quadro che rappresenti un bellissimo paesaggio. Tu c'hai un quadro bello che hai fatto te, hai fatto un bellissimo quadro, un bel paesaggio, però ci devi mettere il versetto, se no non è cristiano. Che fai, un quadro senza versetto? Come si fa? Le magliette, stessa cosa con le magliette, no? Allora, tipo questa è una scelta politica, nel senso che questa è la maglietta, a parte la pubblicità, occulta anzi, questa maglietta ha una scritta sopra che a me piace abbastanza perché non è immediatamente leggibile. La scritta è non solo gospel, ma è scritta non soul o gospel, perché è il nome di un gruppo, di un coro che fa gospel ma non solo. Fa soul, gospel, rock, eccetera, eccetera. Quindi è non solo gospel. Però, siccome non è immediatamente leggibile, la gente viene e dice una maglietta, ah, è carino, c'hai scritto, ma che è? Ma che vuol dire? E la scritta sulla maglietta provoca un dialogo che io preferisco molto alla scritta, che ti posso dire, Jesus Power, un'altra maglietta che ho, che la gente la vede, si inorridisce, scappa via e non chiede niente. Il dialogo è fondamentale su qualsiasi input comunicativo. Quindi è preferibile, secondo me, un tipo di linguaggio che non spiazza la persona e la fa fuggire subito dicendo evangelici, testimoni di Gesù, ma piuttosto che li tratti da persone pensanti e che quindi propone un dialogo che sia anche un po' intrigante, se vuoi, sì. Allora, c'è un altro problema che può esistere con la comunicazione cristiana, perfino il fabbricare gadget, pescetti, CD musicali, fodere per bibbie, adesivi, potrebbe diventare solo una fonte di commercio. Potremmo vivere anche in Italia il fenomeno americano citato in un ottimo libro, libro di un certo John Bevere, così dice il Signore, dall'inglese Thus Saith the Lord, dove viene descritta una cosa simpatica. Ci sono in America delle figure profetiche ben note, che probabilmente avremo anche visto in televisione o sentito parlare, che propongono via telefono, via internet: se tu, caro fratello, cara sorella, se tu vuoi una profezia personalizzata per quest'anno, io la darei a te per la modica cifra di $200. Ora, questo somiglia molto al mago che ti dà quello che tu vuoi sentire a pagamento. Io vi suggerisco questo libro perché è un ottimo libro scritto da un pastore pentecostale per la questione della carismaticità profetica, tutto ciò che riguarda il profetismo. Ve lo propongo per due motivi. A me è piaciuto molto. Io sono un pastore a tempo pieno in una denominazione pentecostale, lavoro nell'ambito pentecostale, lavoro con gente che crede nello Spirito Santo, vissuto in una certa carismaticità, che crede nei doni profetici, eccetera, eccetera. Però vedo anche una cosa, che è che all'Italia piace molto ciò che viene dall'America. L'Italia è un pochino esterofila, no? Su queste cose. E sta cominciando a girare anche in alcuni ambiti in Italia uno stile di uso-abuso dei doni carismatici, della profezia, che tende a gonfiare delle persone e a sottrarle all'autorità della comunità locale. Perché se voi entrate in una comunità locale, vedete un ragazzo, una ragazza, un uomo promettente, spiritualmente promettente, e disgraziatamente viene qualcuno che gli dà una profezia: tu, figlio mio,
io ti voglio dare, viste, quest'altro. E questo disgraziatamente non è protetto da un'autorità della comunità che gli dice, la parola profetica di solito viene per consolare, edificare, esortare, non viene per prometterti prosperità. Lui, se ci crede, è a rischio, perché di solito la prosperità promessa viene subito acchiappata, perché tutti noi vorremmo prosperità, che bello, la prosperità abbracciata ti porta a vivere su quel livello di cui si diceva ieri, della, scusa Davide, che parola hai usato, dell'eccitamento normale, eccitamento come normalità, dell'essere perennemente gasati, insomma. E questo stile di vita ti porta a vivere a rischio, perché ti rende vulnerabile alla carne, famosa carnalità, che non è quella che si mangia. I nostri modi a volte somigliano troppo a quelli del mondo, con i suoi commercianti indovini e conoscitori dei bisogni spirituali del momento. Il sistema del mondo che ti vende quello che tu senti come bisogno è eccezionale in questo. C'è uno studio a livello di mass media di tutto quello che può regolare. Per esempio, sicuramente lo sapete, quando andate nei fast food, il colore delle pareti dei fast food è fatto apposta per alzare il livello di adrenalina, per eccitare leggermente. Sono colori rosso, giallo, blu, tanti, ah che bello, io sto bene qua, mamma mia, questo bene, quanto magno. Ma è un colore che ti rende difficile stare molto in un posto, quindi dopo un po' che hai mangiato, sai che dico, ti alzo e te ne vai, così fai posto per il prossimo. È tutto un meccanismo studiato a livello psicologicamente scientifico, fa una piega. Ora, a volte i nostri sistemi somigliano e somigliano troppo a quelli del mondo. In Nord America negli anni '80 il fenomeno della church music aveva talmente influenzato il mercato secolare che molti artisti non particolarmente noti per la loro fede cristiana incisero dischi di inni, di gospel. Sulla scia, il primo che lo fece è il famoso figlio di pastore Elvis Presley. E poi lui ci fu una fiumana di imitatori. Che futuro c'è? L'esperienza vissuta in nazioni dove l'Evangelo ha avuto un grande sviluppo negli ultimi decenni, e sto pensando all'Argentina, Brasile, Corea del Sud, ha visto la fioritura di enormi strutture discografiche, editoriali, di arti varie, quali la coreografia, il canto, la musica, la grafica, gadgettistica. Siamo in Italia, parliamo italiano. Ma quanti di voi avrete visto, vi avranno regalato un WWJD, What Would Jesus Do? A braccialetto, a cravatta, a spilletta, a adesivo sulla macchina, che è un codice, certo, come il pesciolino è un codice, Ictus, Jesus Christus Deus Sotolius, però tutto è codificabile se tu lo usi per spiegare la tua fede. Allora giri col braccialetto WWJD, che vuol dire che cosa avrebbe fatto Gesù. Così quando te lo chiedono, perché, che cosa avrebbe fatto Gesù in quella circostanza? Ma sono dei gadget che fondamentalmente funzionano fino a un certo punto nel nostro contesto, diventano un linguaggio in un contesto anglosassone, ma nel nostro contesto sono solo oggetto di vendita. Ora, anche le magliette, il discorso l'ho fatto prima. Scuole bibliche di molte nazioni prevedono corsi nelle arti cristiane. Grazie a Dio questo è entrato un po' nella mentalità. Mimo, drama, clownistica. E certamente Christian Artists ha svolto un ruolo di primo piano in questo campo nel mondo. Ora, è vero che in Italia ci si sente tristemente indietro su molti di questi temi. Ma è anche vero, scusate, che non bisogna disprezzare il giorno delle piccole cose e che vi è tutto intorno a noi, in tutto il panorama cristiano, un piccolo ma crescente lavoro di creazione di ogni genere di arte cristiana. Voi ne siete una manifestazione qui,
abbastanza nazionale perché rappresentate un'opera nazionale. Certamente la qualità è a volte, scusate se ripeto, a volte inferiore a ciò che ci arriva dall'estero, ma stiamo migliorando. Io ho portato roba che produciamo noi. Uno dei difetti della produzione evangelica è che è spesso non distribuita bene. Questi sono lavori che abbiamo prodotto noi, secondo me eccezionali, secondo me, non perché li ho prodotti io, no, perché ci credo davvero. Però non riusciamo a distribuirli, perché questo è uno dei buchi. Per esempio, abbiamo sotto lo stand della Morning Star, questi sono distribuiti attraverso la CLC. Le librerie della CLC sono 10 in Italia. La Morning Star c'ha il suo punto vendita, poi c'è la libreria di Torino. Insomma, siamo un po' limitati da questo punto di vista della distribuzione parificata su tutta la nazione, ma c'è roba che voi avete portato, i vostri CD, la vostra, tutti i vostri lavori, c'è roba di qualità che, se disgraziatamente pensiamo a quello che facevamo noi stessi 10 anni fa, 10, e lo paragoniamo con quello che facciamo oggi, c'è un salto di qualità enorme, enorme, su tutti i campi: musica, canto, qualità dei suoni, qualità delle registrazioni. Una volta si andava in piazza con la chitarrina perché Gesù è buono e noi si canta così, oh via. Ma oggi, se lo fai, ti tirano le pietre. Ma c'hanno ragione, eh? Gliele do pure io le pietre da tirare, perché hanno ragione, perché la qualità era onestamente scarsa. La qualità ha un interessante aspetto: si fa ascoltare anche dagli oppositori, perché dicono: ma chi è questo cretino? Però suona bene, anche i suoni sono belli, canta bene. Non mi è piaciuto questo testo, quest'altro testo è troppo palese, troppo va bene, tu sei cristiano e basta. Però quest'altro testo è un po' intrigante, il discorso di prima. Mi interessa, voglio approfondire. E credo che la qualità stia veramente migliorando. Adesso non so se siete d'accordo su questo, spero di sì, ma non lo so. Qual è lo scopo del nostro lavoro artistico cristiano? Se il nostro obiettivo, e in questo scusate se sono sincero, se il nostro obiettivo è quello di invadere i grandi mercati dell'evangelismo internazionale, diventare famosi, magari anche ricchi, non somiglia tanto al mandato evangelico di fare discepoli di ogni popolo. La fama e i soldi sono effetti collaterali della fedeltà al messaggio evangelico, che in qualche misura Dio promette. Proverbi è scritto: affida all'Eterno le tue attività e i tuoi progetti riusciranno. Ma affidali all'Eterno. Non pensare tu sei bravo, sei arrivato, oh guarda che sono arrivato io, mo spacco tutto. Non pensare che sei arrivato te e adesso cambia il mondo evangelico. Affida i tuoi progetti all'Eterno e riusciranno. Facci qualche cosa insieme. Quindi vi propongo dei punti per non conformarsi e resistere. Queste chiaramente sono opinioni mie, però ho un po' di esperienza nel campo. Lavorate con altri artisti nel vostro campo, oppure formando amicizie con altri in campi collegati. Oggi ci sono strutture, perfino come la piattaforma, e questo vi darà forza. Se il deserto è un momento solitario, che è vero che ci tocca a tutti, anche un deserto si può popolare poco a poco, e la promessa biblica è che il deserto fiorirà come la rosa. Secondo, apprezzate quello che fanno gli altri. È facile, molto 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 facile disprezzare, facilissimo. Molto più difficile vedere quanta fatica, sforzo, tempo, denaro sia costato un lavoro. Ricordatevi che con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi, quindi state attenti ai giudizi. Io mi ricordo una esperienza che mi ha un po' segnato in questo, tanti anni fa. Un nostro collaboratore musicista
era andato a incidere delle voci con Fiorella e tornava a casa in macchina. Arrivato a un incrocio dove doveva girare per arrivare a casa nostra, la strada era un incrocio normale, lui doveva svoltare a sinistra e, arrivando con un po' di brio, ha svoltato mentre arrivava una macchina, non ha calcolato bene le distanze, la macchina ha urtato dalla parte del passeggero dove stava Fiorella, gli ha fatto un bel danno sulla portiera, credo che lei ci ha anche avuto un livido, e sì, lo so, roba da niente, però in quel tempo io ero a casa perché ero rientrato dal lavoro, loro stavano incidendo voci da qualche parte, sono sceso giù e molto pieno di me, del fatto che io ero un bravo guidatore, gli ho fatto una ramanzina, calando dall'alto, dicendo ma tu, ma guarda, ma qua, non dovevi, e lui si è molto umiliato perché era quello che volevo sicuramente fare. Una settimana dopo io stavo tornando a casa con una studentessa che aveva finito il corso, la stavo accompagnando a casa, non quell'incrocio, ma 100 metri dopo c'era un altro identico, io ho svoltato a sinistra, è venuta una macchina e mi ha preso nello stesso medesimo posto, nello stesso medesimo modo, la ragazza si è fatta il livido sulla stessa gamba, sono tornato a casa molto più normale e umiliato. E da quella volta sono stato molto attento a fare le paternali ad altri, perché spesso quello che tu, la misura che tu usi sarà usata con te. Quindi se voi ascoltate una musica, qualche cosa, certo, giudicate la musica, questo stile di musica non è il mio stile, non mi piace, questa cosa è qualitativamente scarsa, si potrebbe fare di più, qui la voce non ce l'ha, dovrebbe studiare, la musica, mettiamoci un chitarrista che almeno legge la musica, che sa, invece quest'altro non ha creatività, tutte cose valide, ma non diciamo che schifo, io sono più bravo, perché il momento che dici quello, tu ti metti a rischio, chi sta in piedi guardi di non cadere, perché se tu ti metti su un piedestallo, i piedestalli Dio li butta giù molto volentieri. Lavorate in collaborazione con le chiese, non lavorate fuori dalle chiese, lavorate in sottomissione con le guide, perché noi vogliamo autorità nel lavoro che facciamo e non esiste autorità che non sia sottomessa ad altre autorità, vedi il centurione di Capernaum. Anche se non vi capiscono, lavorateci insieme e vedrete dei miglioramenti nel tempo. C'è una frase che mi è piaciuta molto di un servo di Dio che ho ascoltato sull'autorità, e lui ha detto questo: tu devi servire la visione di qualcun altro prima che Dio metta altri a servire la tua. Tu devi servire la visione del consiglio di chiesa, del pastore, dei responsabili, di chi hai sopra, se tu vuoi che in futuro qualcuno dia credito a te. Se tu non sei disposto a fare un percorso di sottomissione e di umiltà, fatti il tuo deserto. Se tu non sei disposto a fare un piccolo tempo di deserto, non uscirai dal deserto con autorità, rimarrai lì. E questo non lo auguro a nessuno. Poi, non lavorate solo per essere pagati. Lavorate per essere pagati, ma non lavorate solo per essere pagati. Questo lo conosciamo bene come sensazione. Noi tutti abbiamo pagato per fare un lavoro cristiano. Però a volte ci può essere la tendenza di lavorare per essere pagati. Io credo che io sono bravo, quindi mi merito di essere pagato. Allora io voglio, per fare questa cosa, voglio questo. Niente in contrario con pagare la gente per un servizio che fa, anzi, questo lo dico nel prossimo punto, ma non lavorate solo per essere pagati, perché Gesù dice dei farisei che facevano le cose solo per farsi vedere, questo è il premio che ne hanno. Quindi se voi lavorate solo per la paga, quello è solo ciò che avrete, e a volte le porte si chiudono lì. Se volete un premio che duri più a lungo nel tempo, lavorate per il Signore, siccome Lui paga bene, ma spesso non usa contanti, usa altri modi di ripagare, però paga bene. Questo io lo posso testimoniare mille volte. Detto quanto sopra, non lavorate solo per essere pagati, cerchiamo di insegnare
Quindi cominciamo noi a vivere uno stile di vita generoso e non tirchio gli uni verso gli altri. Una qualità della Chiesa Evangelica Italiana è, dono dello Spirito Santo, la tirchieria. È una qualità diffusa. Ora, se possibile, insegniamo a fare doni. Ora, regali li facciamo tutti. Io conosco dei pastori che sono abbastanza creativi in questo, che hanno insegnato alle loro comunità a fare doni di Natale, di compleanno, doni minori, non il dono che tu fai alla tua fidanzata, a tuo figlio, a tua moglie, ma dei doni che tu fai agli amici, così usando materiale cristiano, libri, CD, video. E questo ha avuto due effetti. Uno, l'effetto di far bene al banco di chiesa o alla libreria cristiana della città, e l'altro, l'effetto di evangelizzare. Sono due effetti interessanti. Se possibile, insegniamo a fare doni, a fare rimborsi, a dare offerte, a fare acquisti di merce cristiana. Mettiamo su delle librerie, dei banchi di chiesa, punti vendita di roba. Non piratiamoci di. Un altro pastore che conosco, molto popolare tra i suoi, è pastore di una chiesa latinoamericana a Roma. Si entra in, fa visite, entra in casa di qualcuno dei suoi e trova un CD piratato, glielo rompe. Sì, ma è molto popolare per questo. Nessuno dei ragazzi compra roba piratata, perché hanno imparato ormai a starci attenti. E noi, come famiglia, noi siamo coinvolti, come ho detto qua, sta roba, nella produzione di arte cristiana di vario genere da circa 20 anni. Vi possiamo testimoniare che non ci siamo certo arricchiti con questo, però c'è un versetto carino dell'Apostolo Paolo al quale mi vorrei agganciare. Crediamo che attraverso questo Dio ci ha usati per arricchire molti altri, e non solo dal punto di vista finanziario. Quindi termometro o termostato? Termometro no, è abbastanza inutile essere un termometro della società come artisti cristiani, perché alla fine ci si identifica con gli altri. Si va a fare le manifestazioni col cartello per Idico, per la pace nel mondo, per lo sfruttamento infantile. Noi evangelici dimostriamo contro, ma siamo termometro. Diciamo solo le ingiustizie che ci sono. Facciamo piuttosto un passo avanti. Credo domani il tema cercherà di sviscerare questo, proprio perché il pastore che lo porta è stato guidato anche in questo tipo di lavoro. Cerchiamo di condizionare il mondo che ci circonda, di creare qualcosa che cambi la temperatura del mondo dove viviamo noi. Forse non lo possiamo fare a livello di una nazione o di una città, ma sicuramente possiamo influenzare il mondo della nostra cerchia di conoscenti, il mondo della nostra cerchia di artisti amici, il mondo delle persone che noi bazzichiamo. È una scelta di sacrificio vivente, forse, ma ne vale la pena. Il vostro servizio sia un sacrificio vivente. Non siamo eremiti, siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Possiamo essere un termostato per quelli che ci stanno intorno. Amen. Dio ci benedica.